Allora, dopo gara iniziale di questa stagione 2017 con il capitano Roberto Millozzi a Città di Pontinia, una sconfitta pesante, ma voi avete messo l'orgoglio almeno nelle battute finali. Sì, anche nel primo tempo abbiamo giocato gran parte della gara mettendoci l'orgoglio, perché la squadra, torto me che c'ha qualche anno di esperienza, ma anche sono tutti ragazzi che vengono dal calcio a 1, hanno iniziato quest'anno a giocare a calcio a 5, perciò noi siamo contenti, la società è tranquilla, non ci mette pressione, ci lascia giocare, quindi la squadra merita, la squadra avversaria che ha fatto una grande partita. Potevamo fare qualche gol, però purtroppo paghiamo l'inesperienza e speriamo che durante la stagione cambi qualcosa. Rimane molta amarezza, però nonostante tutto ancora c'è da rivedere questa squadra, soprattutto perché c'era una forte assenza tra le vostre file. Tra le nostre file, non per dire per il risultato, però tra le nostre file c'era una grandissima assenza, che è quella di Simone Genovesi, che per chi lo conosce nel calcio a 5 è un giocatore di esperienza assoluta, però purtroppo per problemi di lavoro non ha potuto dare l'apporto che doveva dare, adesso ci rifaremo sabato. Allora, sorriso soprattutto per il gol, per la bella vittoria. De Celis, Ivano, arriva veramente in maniera impeccabile questa vittoria. Sì, era importante fare subito 3 punti nella prima di campionato, per via subito la stagione nel migliore dei modi, faceva caldo, ci stiamo conoscendo con gli altri, con i nuovi, c'è un bel gruppo, abbiamo fatto un bel risultato, abbiamo dimostrato comunque le nostre qualità in mezzo al campo. Ecco, le qualità se ne sono viste tante, ottimo il fraseggio, veramente velocità impressionante, siamo soltanto alla prima giornata, comunque è una squadra che si vede, che può ancora far vedere tanto. Sì, margini di miglioramento ce ne sono parecchi, la squadra, l'ho detto, è abbastanza nuova perché abbiamo cambiato qualcosa, c'è un bello zoccolo duro del gruppo vecchio, però diciamo siamo contenti oggi della vittoria, va bene così. Allora, ti strappiamo, al di là di un sorriso, vogliamo capire un attimo un aneddoto che c'era nel campo, quando forse c'era un po' di schermo da parte dei tuoi compagni, perché avendo segnato un gol non ne potevi segnare un altro. Vabbè, perché nella stagione passata c'erano stati un po' di scherzi sui gol che facevamo, comunque va bene così, lo scherzo c'è stato da noi. È bello così, finché si scherza e si ride tra noi, vuol dire che il gruppo c'è e che possiamo far tanto ancora. Sì, è stato, ok. Allora, mister Alessio Caporaletti, sorridente, prima giornata, prima vittoria, al di là di questo risultato, che c'è in questa cantina? No, intanto buonasera, c'è tanto lavoro, comunque sono contento per i ragazzi perché comunque hanno lavorato, è stata lunga, cominciamo tardi, cominciamo il 31 ottobre, non era mai successo. E c'è quindi lo sviluppo di quello che abbiamo provato nelle settimane di allenamento precedenti. Sono contento perché gran parte dei gol sono venuti proprio da quello che abbiamo provato e riprovato, dalla tattica collettiva. Avevo un po' paura perché le prime fanno sempre un po' paura, abbiamo cambiato un pochino, quest'anno abbiamo messo qualche innesto nuovo, la società si sta ingrandendo, si sta rafforzando con l'aiuto di nuove figure a livello dirigenziale, quindi era importante iniziare col piede giusto, perché qui poi la prima in casa davanti a questi bambini ci tenevamo particolarmente. Sei stato agevolato dal fatto del risultato, di poter fare continuamente cambi? Già eri partito. No, chi mi conosce sa che io durante la partita provo tutto. Quando un ragazzo non dimostra di non riuscire a stare in campo, la giornata negativa, altrimenti io dei 12 che porto calcolo sempre, io faccio 7 tribune ogni settimana, quindi dei 12 che porto calcolo sempre di poterli utilizzare tutti, poi nei limiti del possibile. Sicuramente la partita un po' ci ha aiutato.